Credevo fosse amore questo interessantissimo dibattito che si sta tenendo a Taranto, finalizzato all'educazione di genere. Ha una sua immagine grafica e ovviamente a curarla è stata una persona del settore, qui presente al mio fianco, Francesca Ruggero, nella veste di grafica, di pittrice. Ecco, illustriamo questa immagine forte. Allora, diciamo che l'immagine è ispirata a un'opera di Magritte ed è un po' l'emblema della coppia in genere, perché si può stare insieme una vita senza conoscersi a fondo, ed è ancora di più un monito per i ragazzi di oggi che hanno questa facilità a interagire con le persone senza chiedersi veramente chi è l'altro. Ecco perché poi abbiamo tanti problemi. Questo convegno, che non è mirato solo a celebrare la giornata del femminicidio, ma è un voler parlare ai giovani, ha come corredo di immagine queste immagini grafico-pittoriche che trattano gli angeli, perché i giovani sono angeli che poi vengono sporcati nel corso della vita. Sono angeli e a ogni immagine è legata una frase estrapolata dal testo di una canzone. C'è una canzone di Alberto Fortis, La Nannini, Battisti, eccetera, perché secondo noi comunque per avvicinarci al linguaggio dei giovani dobbiamo anche utilizzare i loro mezzi, e la musica, ringraziando il cielo, è un mezzo che unisce molto i giovani ed è un linguaggio facile. Ecco perché c'è la scuola Eufonia qua, formata da ragazzi che è qui a cantare dei pezzi, perché la musica, come lo sport, come il teatro, sono comunque posti di aggregazione.